Ah, le sportive, le vere sportive, quei bolidi da 120 e passacavalli che facevano infiammare i cuori dei ragazzi con il loro suono acuto e tonante, che li facevano brillare gli occhi con la loro estetica aggressiva e, cosa più importante, li ammutoliva con le loro prestazioni da vere moto da gara. Quelle sportive su cui potevano mettere il culo i neopatentati o i ragazzi che venivano dal 125 e volevano sentire ancora più spinta e fare il grande salto. Salto che a volte era più grande delle loro abilità. Ed è proprio per questo che nel 2013 l'Europa varò nuove regole per quanto riguarda le patenti A, più nello specifico la patente A2 e la patente A3, ovvero la patente A. Infatti, prima del 19 gennaio 2013 era possibile guidare con la 2 tutte quelle moto che non superassero i 25 kW, ovvero 34 cavalli, e i 0,16 kWh, a prescindere se fossero depotenziate e quanta potenza avessero da full power. Ed è proprio questo il punto focale su cui dovete stare molto attenti. Infatti, per tutti coloro che hanno conseguito e conseguiranno la patente A2 dal 19 gennaio 2013 in poi, sarà possibile guidare esclusivamente motocicli con potenza non superiore ai 35 kW, ovvero 48 cavalli, e con un rapporto peso-potenza pari a 0,2 kW/kg. E soprattutto, e state bene attenti a questa parte, se si tratta di una moto depotenziata, la sua potenza originale da full power non deve superare i 70 kW, ovvero i 95 cavalli. Quindi, per fare un esempio pratico, anche se vedete un annuncio del tipo Kawasaki Ninja 636 depotenziata a 25 kW, se avete fatto la patente A2 dal 19 gennaio 2013 in poi, allora ugualmente non potrete portarla legalmente, poiché la Ninja 636 full power supera i 95 cavalli, e anche di parecchio. Quindi state ben attenti quando vi propongono una vecchia sportiva depotenziata o quando vedete un vostro amico con la 2 guidarla come se nulla fosse, perché in realtà non potrebbe. Vi chiedo inoltre di far girare questo video, perché dalla mia esperienza, amici, persone che conosco, forum, siti online, eccetera, eccetera, vedo ancora molta, molta, molta confusione al riguardo e magari con questo video i dubbiosi o confusi si schiariranno le idee. Quindi, in conclusione, posso portare una moto depotenziata, a libretto o meno, se la sua potenza full power supera i 95 cavalli e io ho fatto la 2 il 19 gennaio 2013 o i giorni, mesi, anni successivi? La risposta è no. Ma le nuove norme non hanno solo penalizzato gli utenti, anzi, infatti, se prima il limite di potenza per la 2 era di 34 cavalli, 25 kW, adesso il nuovo limite di potenza per la 2 è 48 cavalli. 34 kW. Ma non è finita qui. Infatti, prima la 3, ovvero la patente A con cui è possibile guidare tutte le moto senza limitazioni, era conseguibile direttamente a 21 anni. Ora, con le nuove norme, è possibile accedere alla patente A dopo 2 anni dal conseguimento della patente A2, sempre però facendo un ennesimo esame pratico di guida, ovvero le due prove sulla pista d'esame e la guida in strada. Quindi, idealmente, se uno conseguisse la 2 a 18 anni, a 20 anni potrebbe già fare gli esami per l'ottenimento della 3. Se invece voleste farvi direttamente la 3 senza passare per la 2, beh, allora ci sono cattive notizie per voi. Infatti, con le nuove norme, la 3 si può conseguire direttamente solo all'età di 24 anni. Potremmo stare ore a discutere sul se queste norme sono effettivamente utili o meno e se veramente queste riflettono l'obiettivo di una maggior sicurezza e gradualità per i giovani motociclisti. Fatto sta che ormai queste regole sono in vigore già da tempo e sembra che non cambieranno nei prossimi anni. Quindi è bene informarsi per cercare di essere sempre in regola e aggiornati sul codice della strada. Anche per questo ti invito a iscriverti al mio canale per seguirmi e restare sempre aggiornato sulle novità che riguardano le moto e la circolazione stradale in generale. Infine, fatemi sapere qui sotto con un commento cosa vorreste sapere in un prossimo video. Se il video ti è piaciuto, puoi lasciare un mi piace, per me è molto importante. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella!